Ancora una volta, ciao ragazzi, ben ritornati all'interno della serie della Failcraft. Anche quest'oggi abbiamo per voi una sorpresa, anzi in realtà molto più di una, ma una sorpresa nuova. Esplorando nei meandri di questo dungeon tremendo della dimensione dell'Ether, abbiamo trovato una nuova compagnia, un amico che ci porteremo appresso per il resto della nostra avventura. Probabilmente no, lo abbandoneremo tra 10 minuti forse, ma... non è Stefano che ha perso le gambe, ma è questo schifo qua, Crysis si chiama. Non so che cavolo sia, però ho trovato un oggetto in una cassa mentre cercavamo di trovare la strada in questo labirinto orribile, e dentro c'era questo coso qua, che adesso a quanto pare ci seguirà. Ora, io non voglio dire che cosa mi ricorda, perché è un po' un concetto strano e vietato ai minori di 20 anni. Però è una cosa abbastanza tremenda, quindi lasciamolo stare per conto suo. Ragazzi, diteci nei commenti se vi sta simpatico oppure no, che se non vi sta simpatico poniamo fine alla sua esistenza, e men che non si dica. Comunque, siamo di nuovo nella Failcraft, siamo di nuovo all'interno di questo dungeon, di questo labirinto, ma abbiamo una buona notizia. Ci siamo dati da fare, ragazzi, per voi. L'abbiamo esplorato da cima a fondo in una maniera meticolosa e siamo riusciti a trovare la strada giusta, siamo riusciti a trovare la direzione per trovare il boss finale di questo labirinto, che come molti di voi ci hanno suggerito nello scorso video potrebbe essere sconfiggerlo il nostro obiettivo finale di questa dimensione, il motivo per cui siamo qua, la chiave che dobbiamo cercare. Tra l'altro alcuni di voi hanno detto che la chiave potrebbe essere l'ultima statua, la statua mancante. Alcuni hanno suggerito potrebbe essere di pietra, altri hanno detto di smeraldo. Chi lo può sapere, lo vedremo se mai riusciremo a trovarla. Io sinceramente me lo auguro, visto che da quanto abbiamo capito potrebbe essere un oggetto necessario per completare la nostra gabbia. Ora ragazzi, vi dico come al solito, e poi partiamo, che mi dite sempre che parlo, ma a me piace parlare. Vi dico di continuare a sostenere la serie della Failcraft lasciandoci i vostri suggerimenti nei commenti, ma soprattutto con i vostri pollici su. Vi ricordo che dobbiamo arrivare a 15.000 per continuare con la serie. Ragazzi, abbiamo bisogno del vostro sostegno ora più che mai. Più si va avanti, più diventa difficile e più c'è bisogno di voi. Ora direi di iniziare. Purtroppo vi sarete accorti che qua insieme a me ci sono solo Mario e Stefano, e qualcuno di voi potrebbe aver pensato che Anna è stata rimpiazzata da Crysis qua, che visto la forma della sua parte anteriore potrebbe anche essere considerata una femmina. Se qualcuno ha capito la battuta, scrivetela nei commenti, anzi non lo fate, che poi ci sgridano, ci dicono che siamo volgari. Comunque no, Anna c'è ancora, solo che Anna, Anna sei ancora chiusa nella gabbia là di rosa, immagino. Qualcuno dico... Oh, Anna? Che cazzo? Oh, okay. Anna? Ah, Anna, certo, esci dal gas, che cazzo? C'è Notch, c'è un messaggio di Notch. Oh, Cristo. Oh, porca vacca, Anna? Stai bene? Oh, Cristo. Santo Dio, ma cos'è successo? Ma avete visto? Fermi, fermi. Allora, io ho visto un messaggio di Notch in chat, c'era scritto "He misplayed, I have to intervene", che vuol dire lui ha giocato sporco, devo intervenire. Quindi praticamente quello che Notch ci ha detto è che Anna è che era O'Brien probabilmente, lui. Ero Brian ha giocato sporco chiudendola in gabbia e lui è dovuto intervenire per mettere in pari le cose. Grazie di questo oggetto. Avete capito? Potrebbe essere così quello che è successo. Notch ha deciso di intervenire per riportarci Anna, visto che sei contenta che sei tornata insieme a noi. Mi sono cagata in mano. Ma tu eri ancora dentro la gabbia di là? Sì. Oh mio Dio. Che roba assurda. Cioè, grazie signor Notch. Però ragazzi, c'è anche un'altra cosa che io qua dovrei dire. Adesso che gli diciamo a Crysis noi? È tornata Anna, è tornata. Ma guarda, è stato bello finché è durato, Crysis. Non ti dimenticherò mai, ti porterò sempre in fondo al mio cuore e ti amerò più di quanto ho amato Anna, che per carità. Sto scherzando. Comunque, che cosa stavamo dicendo? Alcuni di voi nei commenti hanno provato a suggerire una cosa. È un po' creepy e deviata sta cosa, ma potrebbe essere sensata. Hanno detto, intanto iniziamo ad avviarci che vi mostro la stanza finale del boss. Se no, qua non combiniamo niente. Togliamo sto cazzo di spawner da qua dall'angolo. C'è un'altra cesta, non c'è un cavolo. Oh, allora, vedete di là, qua ci sono, a parte questi piccoli golemmini del cavolo che non ce ne frega niente, però di là, non andare, scemo! Mario, me lo ammazzi! Me lo ammazzi questo cretino! Ci pensi tu? Okay. Oh, non lo ammazza, ci potrebbe servire. Crysis, non andà pure tu. Allora, vedete di là. Ma tra l'altro, ma scusate un attimo, venite a vedere. Ma di là sul muro,
C'è una scritta. No, sì. C'è una scritta sul muro la foto. Cioè, più di una, ci sono oh, attenti. Oh, ci stanno varie scritte sul muro, colorate, le vedete? La lontananza. Sì, aspetta. Ma sono i colori delle statue nostre. È vero, sono i colori delle statue. Vedo rosso e nero. E anche un azzurro. E forse pure bianco in mezzo. Ma prima non c'erano. Quando io sono venuto qua per vedere che c'era il boss, io non le ho viste quelle scritte. Voi non c'eravate, ma io vi assicuro che io non le ho viste. Sono comparse adesso, dopo che noi siamo andati di là in quell'altra stanza per iniziare il video. Questa cosa è abbastanza strana. Comunque, quella porta che vedete là, prima c'era solo quella, è praticamente la porta che racchiude il boss finale. E noi per aprirla dobbiamo sconfiggere questi due mini boss, che sono questa specie di girella e quel blocco là più avanti. Ok ragazzi, quindi noi dobbiamo sconfiggere quelli per entrare. Però quello che stavo dicendo è che alcuni di voi nei commenti hanno suggerito una cosa particolare. Hanno detto: ma ragazzi, non è che Notch in realtà è Herobrine che cambia forma? Potrebbe anche essere che magari lui ci vuole confondere la mente, ci vuole complicare le cose in modo che noi non capiamo quello che sta succedendo e magari farci credere che abbiamo un alleato, quando in realtà è sempre lui che in realtà sta cercando semplicemente di incasinarci la situazione mentale, dandoci questa speranza di un alleato che poi all'ultimo momento si rivelerà invece essere falso, non vero. Perché effettivamente già è strano avere Herobrine all'interno del proprio server, ma è ancora più strano pensare di avere niente di meno che Notch. Però ora direi di dire bando alle chiacchiere e di attaccare sti cavolo di golem. Venite con me, qualcuno rompa gli spawner, che queste cose fanno un effetto orribile. A parte che fanno anche caos, però oltre il rumore fanno uno schifo di effetto che non vedi un cavolo. Ora siete pronti? Dobbiamo provare ad ammazzare sto schifo, eh. Allora, questo è pacifico. Appena lo attacchiamo diventa aggressivo e ci cercherà di attaccare. Quindi state pronti, caricate le pistole che hai. Pozione di forza. Grazie, vai. Tutti vicini. Vai, 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 splashala, splashala. Grande. Ora siete pronti? Carico il fucile. 3, 2, 1, vai. Oh, ha detto... Ok, solo con le spade, dobbiamo andarci di spade, ok? 3, 2, oh cazzo. Attacca, attacca! Ma minchia, però le prende, eh. Ma sei una pippa! Era una pippa, ragazzi! Lo abbiamo sculacciato! Ma non è che Crysis gli ha fatto malissimo? Oh, viene fuori alla fine che questo mongolino qua è più forte di tutti noi messi. Questo tapiro d'oro, bravo tapiro! Magari, ragazzi, gli trovate un nome e proviamo a cambiarglielo. Se ce lo scrivete nei commenti, ma... Direi di continuare. Ora, in teoria, da quanto ho capito, il nostro secondo boss è questo schifo. Ah, ragazzi! Oddio. Ma una pippa pure quella. Ragazzi, ma vi rendete conto di quanto siamo potenti? Oh, si sta aprendo la porta? Cos'è? Ho sentito un suono. È Godzilla. No. Venite con me, venite con me. Venite qua. Allora, ascoltate. Ci si vede adesso. Fermi tutti, allora. Ok, calmi. Abbiamo una cassa. Fermi. Una cassa e abbiamo le scritte sul muro. Ora, prima di tutto andrei a vedere queste scritte sul muro, perché sinceramente mi sembrano un po' confuse e non riesco a capire bene che cosa c'è scritto. Allora, ragazzi, cerco di illuminarvele per farvi leggere bene anche a voi. C'è scritto: Red is the great evil. Red is the great evil. Sono molto confuse e non si capiscono bene. Rosso è il grande male. Black is the Watchman. Black is the vicious watchman. Ok, quindi nero è il guardiano feroce, cattivo. Togliete di mezzo sti spawner. White, questa non si capisce. Questa è bianca, non si riesce a leggere, perché è bianca su sfondo bianco, che è la roccia che c'è dietro. E non riesco bene a capire, però se ragazzi voi nei commenti riuscite a capire che cosa c'è scritto nella scritta bianca, cerco di zoomarvela un po', ma questa mi sembra un po' confusa. White is the... Potrebbe essere The Ultimate Justice. Quindi bianca è l'ultima giustizia, la giustizia finale. Ma chi cazzo le ha scritte queste cose? E l'ultima è... No, non l'ultima, la penultima è Blue is the... qualcosa Eternity. Blue è l'eternità qualcosa. L'eternità. E infine Green is the Earth's will. Verde è la volontà della terra. Ok, quindi ricapitoliamo. Rosso è il grande male. Nero è il guardiano feroce. Bianco è la giustizia finale.
blu è l'eternità e verde è la volontà della terra. Quindi sono i colori delle nostre statue. Vedete, abbiamo, se escludiamo quella verde, abbiamo rosso, abbiamo nero, abbiamo bianco e azzurro, che sono tutti i colori delle statue che abbiamo trovato finora. Sappiamo che ne manca una, e qua c'è il verde. Verde, quindi, come lo smeraldo. Quello indica che la statua che dobbiamo trovare, che è quella corrispondente a quanto pare al concetto della volontà della terra, è quella di smeraldo. Ma secondo voi, ragazzi, che cosa possono voler dire questi messaggi? Il grande male potrebbe essere Robrine, ma quella nera, il guardiano il guardiano violento, il guardiano feroce, che cos'è? Bianco è l'ultima giustizia, blu l'eternità. Che cosa significano? Sono dei messaggi che ci indicano che dobbiamo fare qualcosa con le statue, che dobbiamo aggiungere qualcosa alle statue, che dobbiamo incantarle in qualche modo. Hanno forse qualche significato? Non si capisce. Quello che però abbiamo capito è che quella che ci manca è quella di smeraldo, e quindi dobbiamo trovarla. Vediamo che cosa c'è in questa cassa, però. Ok, c'è della roba strana. Allora, questa cassa intanto mi sembra di averla già vista quando siamo andati in... forse sotto casa oppure nella zona dell'albero gigante. Non era sotto la chiesa dell'End. Anche sì, sotto... Sì, sì, hai ragione, sì, hai ragione, sì, sotto sì, la chiesa sì, dell'End. Giusto? E dentro abbiamo un albero, un sapling, che si chiama Albero del Tempo. E già qua è un concetto che un po' mi lascia perplesso. Che cazzo vuol dire? Poi abbiamo dell'erba. Sembra una specie di quadretto. Una rappresentazione di qualcosa che dobbiamo cercare. Abbiamo uno strato di erba. E sotto abbiamo della terra, della roccia. Un quadrato di Stronghold Shield. Che sono i blocchi. I blocchi che avevano. I blocchi che ci hanno bloccato la porta quando siamo andati a cercare la statua di diamante. Vi ricordate, ragazzi? Sì, 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 sì. Quelli erano i blocchi del tempio, dello Stronghold, questi qua, che ci hanno impedito di passare. E per aprirlo abbiamo dovuto trovare un oggetto per diciamo, farli aprire, scomparire. Al centro di questi blocchi, però, abbiamo uno smeraldo. Quindi, tutto torna, ragazzi, tutto torna. L'indicazione è più chiara che mai. La statua che dobbiamo cercare è la statua di smeraldo. E dobbiamo trovarla, niente di meno che, sotto l'albero del tempo. Rinchiusa in una... di nuovo in una gabbia di quei blocchi dello Stronghold. Dove cazzo lo andiamo? Non lo so. Dove cazzo lo andiamo a cercare l'albero del tempo adesso? Non è importante, lo andremo a cercare quando sapremo dove cercarlo. Intanto, ragazzi, nei commenti, se riuscite a scriverci dove secondo voi potrebbe essere posizionato questo albero del tempo, se avete qualche idea su dove possiamo iniziare ad andarlo a cercare, visto che dal grafico che abbiamo qua è fin troppo chiaro che sotto l'albero del tempo c'è la nostra statua. Ragazzi, scrivetecelo nei commenti, abbiamo come sempre bisogno di voi. E scriveteci anche se capite magari il senso di questi messaggi sul muro. Però ora direi di entrare, ragazzi, perché noi siamo qua per un motivo. Dobbiamo sconfiggere lo slider che è dietro questa porta. Oh cazzo. Ok, si è aperta. Fermi. Non vi muovete. Prima di iniziare con questo combattimento, che potrebbe essere molto difficile, ho un altro regalo, diciamo, un regalo per Anna. Per festeggiare il tuo ritorno, guarda che cosa ho trovato prima dentro una cassa, in questo dungeon pericoloso. Prova a cliccarci destro, vediamo se nasce. Eccolo là! Per Anna abbiamo un nuovo animaletto, che devo dire è anche più carino di quello che mi porto appresso io. E a me? E a me? Cioè... 3, 2, 1... Oh, eccolo, si è incazzato, si è incazzato. Attenzione, attenzione, pesta. Allora, si può colpire, credo, solo coi picconi, ragazzi. Solo coi picconi, solo coi picconi. Sì, 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 si picchia coi picconi, ragazzi. E state attenti perché fa anche abbastanza male, Dateci più forte che potete, state attenti perché rompe la roccia intorno, questo bastardo. Aia. No. Vai, 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 picchiatelo. Tirate giù questo bastardo, guardatelo. Picchiate. Non si muove. Io mangio una mela d'oro, così sono tranquillo. Andate di piccone prima che distrugga la stanza. Dobbiamo tirarlo giù prima che distrugga tutto. Presto, potrebbe creare dei danni. Potrebbe distruggere il labirinto. Non sappiamo se alla fine esplode o fa qualcos'altro. Tiratelo giù più in fretta possibile. Vai, 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 vai. Sto maledetto. Forse è una seconda fase. Picchiatelo, picchiatelo. Vai. Attenzione, sta per andare. Sta per morire. Vai, vai, vai. Concentrate i vostri colpi. Distruggiamolo. È morto. Oh, l'abbiamo distrutto, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. E ha droppato della roba. Una Soaring Stone. Ed è un altro.
E poi dei guanti di Nettuno. Lion. Oh, cavolo. Aspetta. Questo serve per uscire, credo. E che c'è sotto? Credo sia il mio pet. È il mio pet. Ma queste sono delle spade. Fermi. Delle spade, dei coltelli del tuono. Ha dato dei coltelli del tuono. Ha dato anche, se qualcuno di voi ha qualcosa me la dia. Tieni. No, io non c'ho niente, mi dispiace. Poi ha droppato dei guanti di Nettuno e della Soaring Stone. E anche delle altre cose, un sacco di cose. Anche questo, tieni con una mazza. Una parte del set di armatura di Fenice. Ok ragazzi, quindi siamo riusciti a sconfiggere il dungeon dell'Ether. Siamo riusciti a fare tutto. Però sapete che c'è? Io questo albero del tempo, io francamente me lo prenderei, perché non si sa mai che potrebbe farci comodo in qualche situazione. Comunque per questa volta direi che siamo andati avanti abbastanza. Siamo riusciti a concludere qua, abbiamo capito un'infinità di cose. Ora tocca a voi ragazzi sostenerci con 15.000 pollici su per il prossimo episodio. Quindi per questa volta è tutto. Mi raccomando, dateci suggerimenti che potreste aver intuito durante questo episodio. Abbiamo bisogno di voi. Per questa volta è tutto. Io vi auguro una buona giornata. Speriamo che nel prossimo episodio riusciamo finalmente a trovare il posto dove si trova l'ultima statua, quella di Smeraldo. Lion, Mario, Anna, Stefano e i nostri animaletti da compagnia, out! Ancora una volta, ciao ragazzi, ben ritornati nella serie della voce del branco, come l'abbiamo nominata nel primo episodio. La serie dove rispondo a un po' dei vostri commenti, quelli più simpatici, e ci facciamo quattro risate insieme.